Approfondimento dedicato ancora alla vicenda del coronavirus, in particolare su come ci si deve comportare anche in funzione del eh, decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo spiega ai trapanesi il sindaco della città, Giacomo Tranchida, lo fa in una sorta di videomessaggio eh, aperto a tutti perché è necessario eh, utilizzare tutte le cautele sanitarie. Sentiamo il Sindaco. Il decreto del governo nazionale che prevede tutta una serie di prescrizioni è già esecutivo. Ieri ne aveva parlato il prefetto, però facciamo il punto della situazione con lei. Cosa succede da oggi in città? Ma io intanto vi ringrazio. Ringrazio Telesud per questo speciale, non so come lo declinerete, che ha un solo obiettivo: che è quello di informare il più possibile le persone, i cittadini trapanesi e non solo richiamando innanzitutto l'interesse di ognuno di noi a un bene primario, unico, assoluto che c'è nella vita, che è la salute. Se non c'è salute nelle persone, in un contesto familiare, tutto il resto va in rotoli. I giochi, i sogni, gli amori, le ambizioni, la carriera, le attività economiche, i debiti da pagare o i crediti da esigere. Dunque la salute è la prima cosa. Allora il decreto cerca di contenere la diffusione del eh, coronavirus, di questo virus eh, maledetto. Io posso affermare che alle 11.25 di stamani in provincia di Trapani, mi dichiara poco fa il dirigente massimo dell'ASPE, dottor Damiani, non c'è alcun caso accertato. Ci sono una serie di controlli che si fanno. Allora, L'obiettivo nostro come cittadini trapanesi, come cittadini italiani, come cittadini del mondo è quello di adottare tutte le misure per evitare che ci possa essere il contagio, l'estensione del contagio di questo maledetto eh, virus. Faccio un appello in modo particolare ai gestori di attività economica, dai bar ai pub e non solo, avendo consapevolezza. Che già viviamo una condizione di crisi, calo del turismo, crisi socio-economiche, eccetera. Di questo io ne ho consapevolezza e ne abbiamo consapevolezza. Dice che stai facendo? Stiamo facendo delle azioni, delle iniziative, nel limite del possibile, senza bacchetta magica, per cercare di cambiare eh, verso a questo andazzo, cercando anche di utilizzare al meglio le energie, le possibilità, i finanziamenti, gli strumenti per ripartire, compreso. L'aeroporto o gli aeroporti, oserei dire, che in questo momento rischiano però di essere fermi, quantomeno non solo in Italia ma in tutta Europa. Allora io mi appello in modo particolare ai gestori di attività economiche, a quei gestori di attività economiche dove è facile che ci sia l'assembramento delle persone. Attenzione, il decreto in maniera cautelativa impone una distanza di sicurezza minima di un metro. Faccio un esempio, la biblioteca comunale è aperta, ma l'abbiamo limitata alla presenza di 30 persone, di 30 giovani studiosi che si possono distribuire all'interno della superficie per evitare un'accelerazione nell'ipotesi in cui ci sia un contagio. Richiamo tutti a un argomento, sono state chiuse tutte le scuole in Italia ma non perché i bambini sono tra i soggetti più esposti, perché tra i soggetti più esposti sono le persone che hanno già delle patologie gravi, delicate e soprattutto le persone anziane e l'invito a rimanere a casa non è un modo per togliere la libertà a qualcuno, è per garantirgli possibilmente la garanzia, una garanzia in più di salute, che sia chiaro il concetto. Ritorno ai gestori di bar, pub e attività similari, dove è facile e bello incontrarsi una coppia di ragazzi o degli amici, stare a scherzare, a dire che comunque il mondo deve cambiare verso, a sognare, magari bevendo una birra. Oggi bisogna farlo nel rispetto della distanza minima. Aggiungo una cosa. Che è vero che da gestore del bar e del pub potrei rischiare oggi di perdere un incasso di 50 euro, di 100 euro, che mi mette già in difficoltà con tutte le tasse con tutti i problemi del mondo. Se però domani c'è qualcuno che controlla e ci saranno i controlli perché il decreto legge del Presidente del Consiglio dei Ministri è una legge e la violazione all'ottemperanza di una legge costituisce il reato penale. Se domani mi beccano in violazione e io costituito di fatto un reato penale. Viene a mancare il requisito soggettivo per il quale dopo domani io posso continuare ad avere la licenza. Significa che io metto un'ipoteca a vita sulla mia attività. Dunque, io capisco e non sono un ipocrita che c'è crisi, che c'è bisogno di incamerare risorse finanziarie perché bisogna pagare anche le tasse e mantenere famiglie. Però dico una cosa, il decreto si ispira a un bene primario assoluto per tutti. Che è la salute, la sicurezza della salute delle persone. All'operatore tranquilla vorrei dire: fa attenzione, cerca di rispettarla. Non chiudere il tuo bar, non chiudere il tuo pub. Ma sei responsabile della distanza minima almeno di un metro tra gli avventori. Devi evitare che si crei assemblamento. Non solo perché è giusto e devi rispettare anche, come dire. Misure di sicurezza e di salute per tutti, ma anche perché, attenzione, dopo domani tu che oggi cerchi le 100 euro legittimamente per poter portare il pane a casa a pagare le tasse, vedi che dopo domani se ti beccano con una violazione che costituisce il reato penale ti tolgono la licenza e tu quel locale non lo apri più. E non è una minaccia la mia, al contrario è un invito, è un invito agli operatori commerciali. Capisco che è difficile, perché già c'è crisi, dici questo mi viene a chiedere, no io mi permetto da sindaco, da persona credo, consentitemi, responsabile di invitare questi soggetti economici della mia città, delle nostre città, altri operatori ad evitare in qualsiasi modo l'assemblamento. Noi non dobbiamo chiudere nulla, però dobbiamo fare attenzione a rispettare queste regole. Allora, questo è l'invito che io faccio a tutti gli operatori economici, ma lo faccio anche ai cittadini. Per quello che può valere, poi qualcuno mi può fare la pernacchia o scherzare su Facebook. Con la salute delle persone non si scherza. E non è consentito da alcuno scherzare. E a prescindere se io ho un dato anagrafico, non ho patologie per le quali mi considero eh, come dire, non vulnerabile dal virus. Però potrei essere un portatore sano e magari trasferire questo virus a un anziano, o a una persona o anche un giovane che ha delle patologie. Ecco perché innanzitutto bisogna vedere, evitare condizioni di assembramento e dunque sono convinto anche di una cosa che se cerchiamo di rimanere a distanza eh, uniti e se tutti lavoriamo nella stessa direzione noi sconfiggeremo anche questo maledetto virus e riusciremo a farcela però ci vuole un po' di responsabilità da parte di tutti con la comprensione legittima dovuta dell'istituzione e della pubblica amministrazione nessuna intenzione di far chiudere locali però attenzione a questo principio di autotutela dei gestori, autotela, responsabilità e anche alle persone, ai giovani, agli avventori di questi locali. Evitiamo, evitiamo condizioni di assembramento, ne vale tanto per la tutela della salute nostra, delle persone a noi care o anche di altre persone, dunque della comunità quanto perché domani quell'attività commerciale, sperando con un giorno di sole in più in termini di prospettiva e di futuro, possa continuare a lavorare e non essere chiusa perché si è beccato anche una denuncia per reato penale e vengono meno i requisiti soggettivi del titolare o del soggetto gestore. Dunque ringrazio per l'attenzione, vi invito come dire, ad essere cittadini responsabili, dobbiamo superare questa maledetta guerra, questa guerra batteriologica che oggi ci toglie tanti sorrisi, auspicando che domani possiamo raddoppiarli, e dall'altro ad essere fino in fondo responsabili. Ringrazio anche voi come Telesud per questa come dire, azione di comunicazione e di informazione sociale indispensabile in questo momento.